Per me è un grande onore, prima di tutto perché ho dei colleghi che sono estremamente qualificati, persone di una grande disponibilità, di grande generosità, che hanno fatto grande questa facoltà. E quindi ricevere un mandato da loro è già per sé un fatto di grande valore e che mi impegna molto. C'è poi la volontà di continuare a costruire sulla base di quello che loro hanno fatto fino ad ora, che è stata una grande opera, perché questa sede si è consolidata grandemente. Abbiamo dei corsi di laurea di grande prestigio, ce lo riconoscono le famiglie degli studenti che vengono ad iscriversi qua, ce lo riconoscono gli studenti e i professori stranieri che vengono qui in Cattolica Piacenza. Ce lo riconosce anche l'Ateneo stesso. Sì. Ecco, quale sarà la peculiarità di questa nuova facoltà? La caratteristica fondamentale sarà di avere dei percorsi formativi molto ben caratterizzati. Cioè, una laurea in giurisprudenza è una laurea in giurisprudenza diciamo, ben focalizzata, ben determinata, con la massima come dire, convergenza di professionalità e di capacità. Una laurea triennale in economia aziendale, una laurea triennale in banche e mercati finanziari, una laurea magistrale in gestione d'azienda. Cioè, i nostri prodotti erogati sia qua a Piacenza che nella sede di Cremona manterranno questa forte connotazione. Partiamo da una base molto solida, di cui l'internazionalizzazione è un elemento fondamentale, perché oggi questa facoltà è incardinata in una relazione di partnership con sedi straniere che sono grandemente prestigiose. Quindi per noi sarebbe impensabile fare passi indietro, anzi noi aumenteremo il numero dei partner, rimarremo inseriti in questa rete.